Non conoscono tregua le rivendicazioni fatte dai sindacalisti della UIL. A pochi giorni dal congresso dei metalmeccanici è seguito il quarto appuntamento della categoria dei precari e degli atipici. Ad aprire i lavori, le parole della segretaria generale Denise Carbone, che si è soffermata sull'annoso caso dei lavoratori e delle lavoratrici Navigator, argomento che è stato ripreso anche dalla segretaria nazionale UIL Temp Denise Carbone. Ascoltiamo. Ci aspettiamo un senso di enorme responsabilità da parte della politica, perché formare delle persone qualificate che possono in qualche modo dare comunque quella linfa aggiuntiva ai centri per l'impiego che hanno necessità di essere rilanciati. Il PRR parla di rilancio delle politiche attive, parla di matching domanda-offerta, poi non agli operatori, e quindi entra in campo il privato, entra in campo la contraddizione di chi vuole costruire qualcosa di buono e nuovo sul territorio per dare nuove opportunità di lavoro ai precari in modo particolare, e poi diciamo concretamente questo non avviene. Quindi ci aspettiamo un atto di responsabilità, noi siamo pronti e continueremo la nostra battaglia. Al congresso, che si è svolto all'interno del teatro Nest nella periferia orientale della città, è intervenuto anche il segretario della UIL Giovanni Sgambati, che si è espresso in questi termini sulla tutela del lavoro. Noi immaginiamo che va tutelato il lavoro, e è ovvio che un sindacato come il nostro deve occuparsi soprattutto di chi sta più indietro, e il contrasto alla precarietà serve non solo per creargli tutele, ma anche per ricostruire un rapporto più dignitoso, soprattutto in realtà come queste periferiche. Lo dobbiamo fare qua come nel resto del paese e nel resto del continente. Noi immaginiamo, come si è fatto in Spagna, trovare soluzioni di accordi che permettono favorire il lavoro a tempo indeterminato e far costare di più il lavoro temporaneo.